Questo programma è offerto da Tecnocampus. Lunedì 17 giugno, buongiorno da Teleprima, benvenuti anche oggi alla nostra quotidiana rassegna stampa come ogni mattina offerta da Tecnocampus. Tanti fatti come ogni giorno in primo piano, si parla di governo ma anche di CSM, rapporti sempre più intricati e soprattutto nell'ambito del CSM un tutti contro tutti. Le denunce arrivano e dall'altra parte c'è chi comunque lascia. Ma nello stesso tempo vediamo sulle prime pagine che si parla di sport, tante le notizie sportive che fanno alzare un polverone proprio su tante vicende, ma cominciamo subito a vedere i fatti di questa mattina. Lo facciamo sfogliando la prima pagina del Corriere della Sera, il quotidiano di via Solferino, e cominciamo proprio con l'offensiva leghista su tasse, reddito e lavoro a termine. Intanto toghe nel caos, lascia il presidente della NM Renziani all'attacco di Zingaretti, e intanto Boschi difende Lotti dicendo che gli attacchi maggiori sono venuti proprio dall'ambito del PD piuttosto che dagli altri partiti. Ed ancora vediamo la lettera, con noi l'Italia tornò a crescere, viene raccontato appunto in questa prima pagina del Corriere della Sera, e si parla appunto del senatore Monti che ha tracciato queste colonne in cui racconta appunto una vicenda notevole. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, i paradossi politici nell'editoriale nella parte sinistra della pagina, se i nemici lavorano per Salvini. E intanto vediamo anche la parte sportiva, Serie A, due storie che scuotono il mondo del calcio. Ovviamente, come possiamo vedere nell'immagine, nel primo piano c'è Sarri e la Juve hanno detto sì, c'è stata questa unione, questa relazione di intenti che comunque ha scatenato l'ira di tanti tifosi. E dall'altro lato vediamo chi perde Totti perde il cuore, le due vicende appunto nell'ambito sportivo che stanno destando tanta curiosità ma soprattutto tante parole al vento. E vediamo ancora botte e testate a quattro ragazzi, pensate un po', via le maglie antifasciste, è accaduto nella giornata di ieri, indossavano le magliette del cinema America e sono stati colpiti perché reputati antifascisti, insomma una violenza inaudita e senza fine. E ancora vediamo nella parte bassa 50 milioni al buio, raccontati sempre da questa prima pagina. Vediamo ancora gli altri fatti come vengono presentati nella giornata di oggi. Vediamo il quotidiano La Verità, pulizia etnica tra le toghe, quella che viene definita appunto da questa testata, faide di giustizia, uno stricidio di notizie coperte da segreto, ha abbattuto ben quattro consiglieri del CSM, la corrente di maggioranza ora si ritrova in minoranza, un ricambio che sterza a sinistra. E intanto il caos nomine in atto, il ritorno al passato viene raccontato da Maurizio Belpietro. E vediamo una faccia piuttosto scettica nella parte centrale della pagina della Merkel, il Nobel dell'accoglienza che ci rispedisce gli africani sedati. Insomma, la notizia che tanto ha tramortito l'informazione nella giornata di ieri, raccontando appunto di uomini, donne, ma non solo, che vengono rimpatriati, diciamo così, però ovviamente non nella loro patria, ma nella patria italiana. Raccontano come sono stati sedati, talvolta picchiati, per essere poi rispediti in Italia. E intanto vediamo nella parte centrale i immigrati furbetti dell'assegno sociale, le pensioni minime costano 330 milioni, le erogazioni per gli extracomunitari sono cresciute del 300%,
al netto però delle truffe. E intanto il business della droga, soldi dati a pioggia alle comunità di recupero, ma pensate un po', zero le verifiche sulle terapie. E ancora vediamo le notizie che arrivano proprio da questa prima pagina, c'è un trucco per imporci aborti e baby trans, ma quale sfilata a sostegno dei diritti, gay pride sono ormai solo marce di partito. Questo appunto viene raccontato da questa prima pagina della Verità, sempre più in lotta per quanto riguarda i diritti. E intanto vediamo la prima pagina del Fatto Quotidiano, salario minimo, Movimento 5 Stelle insiste, sindacati freddi e Confindustria sulle barricate, intanto Macron e la Merkel lo vogliono pur tutta l'Unione Europea, ce lo chiede l'Europa. E ancora vediamo nella parte alta di questo giornale, la sanità in pericolo, a breve mancheranno migliaia di medici, le corsie sempre più deserte, i primi effetti delle riforme delle pensioni. E intanto Messico, il colloquio di media parte con la ministra Sandoval, Irma, una dissidente al governo, l'ultima chance anti-tangenti. E ancora vediamo nella parte centrale della pagina, Bonafede, il ministro della giustizia, risponde sul fatto alle minacce della Lega, intercettazioni, niente limiti ai PM né bavagli alla stampa. E questo, la spazzacorrotti ha dato uno strumento fondamentale come il Trojan, che ha fatto scoprire anche lo scandalo del CSM. Va riformata la giustizia, il tempo dei gattopardi è finito, terremoto appunto all'ANM, lascia grasso il nuovo segretario Poniz, tra le toghe una gigantesca questione morale. E intanto vediamo la storia di copertina, il capitanoncino di oggi, la pirateria continua ad essere una vera e propria industria. Questo è l'allarme lanciato dall'Unione Europea per gli arrembaggi che minacciano l'export dei paesi dell'Unione. 15 le navi italiane abbordate, 22 miliardi l'anno nel mondo finiscono nei forzieri corsari gestiti da mafiosi russi e somali. E intanto uno scoop, la Presidente replica 5 Stelle, Casellati e voti ritardati, la smentita che conferma infatti secondo questa testata la seconda carica dello Stato. Maria Elisabetta Casellati risponde al senatore del Movimento 5 Stelle Stefano Patusanelli, che le chiede conto di un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano di sabato 15 giugno in cui si denunciano le sue abitudini sui voli di linea di Alitalia, ma non smentisce nessuna delle notizie riportate. E ancora in primo piano, dopo Draghi sarà Macron a dare le carte, e in primo piano anche qui nuovo mister Sarri alla Juve, fine della bufala su Guardiola. E nella parte più bassa della pagina, squalificanti, Bringio dopato e bimbi tosati, le follie negli sport minori, le strane sentenze raccontate dagli arbitri. Intanto ricordi Zeffirelli, genio indiscusso, dietro un regista falso e cattivo, mi odiava ma fece regie, capolavoro. Anche questo viene raccontato appunto da questa prima pagina. E ancora ci spostiamo sulle altre testate nazionali, vediamo Libero in questa giornata come racconta i fatti. In apertura Matteo in America, a quanto pare secondo lui almeno per imparare, Salvini sotto esame di Trump, il leader leghista oggi a Washington a parlare di tasse e immigrati. L'amministrazione USA chiederà al vice premier chiarimenti su 7 punti. Se passa il test potrà pensare in grande. Intanto il ministro Fontana avvisa Grillini, in Europa o si difende l'Italia o si muore. E nella parte sinistra sanno solo dimettersi, ovviamente si riferisce ai giudici che ormai sono sotto shock. E nella parte centrale della pagina, eccoci qua, finalmente Di Battista recita il mea culpa nel suo libro Critica Movimento 5 Stelle, soprattutto Di Maio. E finalmente Sarri, allenatore della Juve, 3 anni di contratto e voglia di stupire, ma finalmente ovviamente è visto molto male dai tifosi napoletani. Intanto rischiamo una ecatombe, questo titolo appunto, questo quotidiano oggi, i monopattini sono armi troppo pericolose. E infatti è questa la vicenda che in questa mattina viene posta in evidenza proprio da questa testata, semplicemente perché da qualche giorno è entrato proprio in vigore la possibilità dei monopattini di girare senza alcuna normativa in proposito, e diventano già pericolosissimi per la vita di tanti. E intanto il PD isolato e dilaniato, pronto il funerale di Zingaretti, raccontato da Antonio Socci. E infine nella parte bassa della pagina,
uno studio sull'empatia, troppa fatica a mettersi nei panni degli altri, questa è la ragione, secondo appunto il quotidiano Libero, per cui la metà delle persone ci sarebbe antipatica. Insomma, probabilmente è così, probabilmente no, ma sicuramente mettersi nei panni altrui diventa complicato, soprattutto quando chi non riesce ad avere un rapporto con gli altri ha già un rapporto ben difficile con se stesso e non si riesce proprio a vedere. Questo accade troppo spesso, e che cosa succede? Che di conseguenza tutti sono negativi e brutti, mentre la realtà è che forse ciascuno di noi ha delle caratteristiche peculiari che ci rende particolari appunto e speciali, ma senza troppe discussioni. E ancora vediamo Ulisse e la sua Penelope. Infatti, se Penelope si innamora di un altro, viene raccontata un'altra odissea, però questa volta proprio al contrario. E ancora vediamo gli altri fatti che in questa giornata ci vengono presentati sui quotidiani nazionali: Il Tempo, la fuga da Forza Italia parte dal Lazio, grandi le manovre, 3 consiglieri regionali azzurri su 5 annunciano lo strappo e progetto di confluire nel nuovo movimento di Toti per strizzare l'occhio alla Lega. Intanto nella parte centrale, scandalo a corte, William Malamante, questa è i fatti che stamattina si inventa o comunque racconta questa testata. Intanto a Torvaglianica solo l'autopsia inchioderà l'assassino, tutte ancora aperte le piste sui 2 carbonizzati, delitto di gelosia, omicidio suicidio o vendetta di terzi. Insomma, ancora tanti fatti nella scoperta di 2 persone ritrovate in un'auto carbonizzata. E ancora l'esplosione a Rocca di Papa, morto delegato del sindaco e la denuncia dei pazienti, i farmaci antitubercolosi sono impossibili da trovare. E infine vediamo tutto pronto per la maturità 2019, si inizia appunto mercoledì col tema caccia disperata alle tracce. Ed infine nella parte bassa della pagina, oggi alle 14 nella sede del CONI va in scena l'addio di Totti alla Roma e non è più il tempo delle bandiere. Ancora vediamo in primo piano sulla Repubblica i dimenticati del terremoto, Papa Francesco va a Camerino e dice: nessuno si scordi di chi è in difficoltà, le promesse non svaniscano. Dopo quasi 3 anni e 3 governi, la ricostruzione non è ancora partita e i paesi stanno morendo. CSM, nuova ondata di intercettazioni, svolta nel sindacato delle toghe. Insomma, tanti fatti proprio in relazione alle vicende accadute anni fa, tanti fatti che però vengono raccontati da Papa Francesco quasi come se fossero ormai spenti. E ancora vediamo gli altri fatti, i documenti, quel colloquio in Cassazione raccontato da Carlo Bonini e perché la sinistra ora è fuori gioco, ce lo dice Ilvo Diamanti. E intanto nella parte centrale della pagina si parla ancora una volta di migranti, il blocco della Sea-Watch, la capitana contro il capitano, trucco tedesco, il Viminale intanto tace. Ed infine nella parte bassa della pagina, quando l'Italia fischiava Zeffirelli, domani i funerali, e intanto è una maglia antifascista, ragazzi picchiati. Insomma, sono le vicende che sempre più spesso si verificano e sembrano non lasciare libertà né di intenti né di parola né di espressione a nessuno. Oggi che ci troviamo nel 2019 sembra quasi davvero impossibile esprimere una propria opinione. E intanto vediamo nella parte destra di questo quotidiano Quirinale la vera posta in palio. E insomma, chi eleggerà il prossimo Presidente della Repubblica, questo Parlamento, se non si va a votare prima? E questa è la domanda che adesso sembra essere proprio in primo piano. Ma ancora, che cosa aspetta Salvini a Washington? Questa è la missione del vice premier in America, che si dice più vicino a Trump piuttosto che all'Europa, ma soprattutto più vicino al Trump e all'America rispetto a tanti paesi della comunità europea, e insomma si è messo in prima linea. E intanto dal mattino, quest'oggi vediamo i fatti, abbandonare un cane è la peggior forma di ateismo, eppure sembra che non ci sia più vergogna né tantomeno preoccupazione nel lasciare un animale in balia di se stesso, soprattutto nelle strade principali, forse anche quelle più trafficate, dove la sua vita viene messa a serio rischio
e nel contempo viene messa a rischio anche la vita di tanti automobilisti. Insomma, questo è il messaggio che vorremmo far passare nella giornata di oggi. Gli animali sono vite, sono esseri che hanno bisogno non solo di noi ma anche di se stessi, e prima di essere parte di una famiglia o comunque di una casa erano liberi. Una volta che li facciamo prigionieri non possiamo abbandonarli. Questo è il messaggio che vorrei far passare. Cerchiamo veramente di scegliere con chi vivere e farlo nel miglior modo possibile. Una volta scelto non abbandoniamolo. E ancora l'ultima Madonna: sono una guerriera contro social e odio, a parlare la cantante. E intanto gli europei, l'estate da sogno del calcio italiano under 21, mata la Spagna. E ancora vediamo sempre da questa prima pagina: Palamara prova a tirare in ballo Cafiero De Rao, solo falsità, caso CSM, Travelleni e Millanteria, il procuratore mai parlato di nomine, si dimette il presidente dell'ANM. Intanto le mafie nelle imprese, se il nord rincorre il sud, questo è il fenomeno che viene raccontato da Raffaele Cantone e appunto nella relazione dell'ANAC presentata nei giorni scorsi al Parlamento. E intanto vediamo nella parte destra, si parte dalla parte sportiva, Sarri alla Juve, l'ultima scusa, vuole stare vicino a mamma e papà, caro Maurizio, con gli affetti non si gioca, questo appunto viene detto da Gino Rivieccio. E nella parte centrale della pagina un fatto che rappresenta un'Italia sempre più inquieta, sempre più polemica, ma non solo, sempre più violenta. Uccide per i troppi rumori in casa, aveva un arsenale. Palma Campari, pensionato, spara proprietario di un chiosco. Un anno fa aveva avuto il rinnovo del porto d'armi senza alcun tipo di problema e ieri ha ucciso un uomo infastidito dagli schiamazzi provenienti dal chiosco sotto casa. Pensate un po' la situazione, quanto è complicata. E intanto tra Argentina e Brasile, una centrale elettrica in tilt, mezzo Sud America al buio. E ancora il caso, 3 ore di rivolta a Poggio Reale, devastate le celle, sempre per un problema di sovraffollamento e perché gli altri detenuti cercavano e spingevano affinché un detenuto, uno dei loro compagni, fosse trasportato in ospedale perché era febbricitante. Ma nello stesso tempo la rivolta ha creato dei disagi che però sono stati sedati in poche ore dalla polizia. E intanto vediamo nella parte bassa della pagina, svolta in uno studio americano, l'avviso dei grandi terremoti arriva solo 15 secondi prima. E insomma questo viene proprio raccontato da questa prima pagina nella giornata di oggi. Tanto spesso si parla di prevenzione, soprattutto in termini di terremoti, si sta attenti a tutto quello che accade, però effettivamente secondo questo studio non si può prevedere assolutamente nulla. E intanto la stampa, la rivolta dei magistrati, noi traditi dal CSM e il PD, il problema è la linea politica, non Luca Lotti. E intanto nella parte centrale la rivoluzione Juve, arriva il Sarri Ball per regalare spettacolo. Ed infine nella parte bassa della pagina, tra giovane e antica nobiltà, per lo storico Concordia Ball, stregati dal valzer nella notte di Vienna. Ancora vediamo le altre prime pagine, dal secolo XIX i veleni sul CSM agitano i magistrati e spaccano il PD, la rivolta nelle procure, noi tradite, cambio dell'ANM, Poniz presidente, resa dei conti nei Dem, i renziali difendono Lotti e Calenda intanto va all'attacco. E ancora vediamo gli altri fatti, Bagnasco per il lavoro, servono scelte coraggiose, l'appello del Cardinale, commercio, Genova perde anche Gucci. E intanto nella parte centrale la Liguria ha scoperto l'agriturismo del mare da una a 31 imprese, e mentre nella parte destra della pagina a quanto pare Madonna rifiutata dalla Scala e dicono non vogliono gente come me. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, ci spostiamo su Corriere dello Sport, Eurochiesa, l'avventura europea parte alla grande, l'Under 21 batte per 3-1 la Spagna con 2 gol di Fede e un rigore di Pellegrini, mercoledì sfida chiave alla Polonia, 3-2 sul Belgio. E nella parte centrale della pagina, innanzitutto le verità di Francesco, oggi l'addio alla Roma. Il divorzio dalla società di Pallotta e Baldini sarà annunciato da Totti in diretta TV dal CONI nel giorno del 18° anniversario dell'ultimo scudetto. E intanto nella parte centrale è ufficiale, alla Juve va Sarri, adesso viene il bello, in bianco nero il tecnico che punta tutto sul gioco per arrivare ai risultati, un cambio di filosofia, la rabbia di Napoli e il piano di Maurizio. E insomma tante vicende, come vi dicevo, in ambito sportivo, ma soprattutto tante polemiche. E ancora dal quotidiano sportivo
Sportivo, Chiesa ribalta la Spagna, doppietta di Federico, l'Italia parte col botto, mentre nella parte centrale la signora in tuta, la Juve ufficializza l'ex nemico Sarri come allenatore, una rivoluzione nello stile che fa esplodere lo scontento dei tifosi. E nella parte destra della pagina Berrettini sfata un tabù, vince anche sull'erba. E intanto Lorenzo fa strike, Vale e Dovizioso furiosi con lui, per il MotoGP vince Marquez. E nella parte bassa della pagina l'Inter aspetta Barella e Zeco, ma deve vendere, e intanto via Joao, Mario, Miranda e Valero con il ribelle Icardi. E la storia, la bergamasca Galbusera porta le azzurre di volley sorde sul tetto d'Europa. E infine Urania Milano e Orzi Nuovi, gran festa per le Lombarde promosse in Serie A2. Con questa notizia terminiamo la prima parte della rassegna stampa, vi lascio a qualche attimo di pubblicità, ma non andate via, ritorniamo subito dopo. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Bentornati in studio, vi ricordo che è lunedì 17 giugno, anche questa mattina siamo in diretta con la rassegna stampa di Teleprima, pronti a vedere quelli che sono i fatti della giornata, e partiamo subito dalla notizia sportiva che riguarda Sarri. Bagnoli rimossa la targa dedicata proprio all'allenatore che adesso, da allenatore del Chelsea, si è spostato ed è divenuto allenatore della Juventus, e infatti vediamo che nel quartiere Bagnoli viene spostata proprio questa targa. Dopo l'ufficialità del passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus è stata rimossa la targa in onore dell'ex tecnico del Napoli in via Silio Italico, e la ragione è che praticamente i tifosi napoletani si sentono assolutamente traditi dalla volontà e soprattutto dalla decisione del mister che per tanto tempo ha traghettato il Napoli e adesso invece va a guidare proprio la diretta concorrente che è come sempre la Juventus. Ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, cronaca, traghetto si incaglia nel porto di Ischia, passeggeri evacuati a bordo di gommoni, nessun ferito e nessun danno, provvidenziale l'intervento della guardia costiera. Infatti un traghetto proveniente da Pozzuoli si è arenato nel pomeriggio di ieri attorno alle 15 nel porto di Ischia, bloccando i collegamenti marini diretti verso l'Isola Verde a bordo della Lady Carmela, che si è insabbiata su un basso fondale per cause ancora in corso di accertamento. C'erano un centinaio di turisti, insomma una vicenda preoccupante che però fortunatamente non ha creato gravi problemi nell'ambito appunto dei passeggeri. E ancora vediamo gli altri fatti, vediamo proprio ancora il tema di Sarri alla Juventus, questa volta trattato dalla Repubblica. I tifosi napoletani delusi e dicono ci hai tradito, chiude su Facebook la pagina Sarrismo, gioia e rivoluzione, e l'ufficializzazione infatti è arrivata. Maurizio Sarri è l'allenatore della Juventus e naturalmente i tifosi del Napoli
Napoli non l'hanno presa bene, nonostante avessero avuto tempo per metabolizzare la notizia. Il passaggio alla rivale di sempre non poteva certo passare inosservato. Il partito dei delusi, ovviamente, maggioranza, ci hai tradito, avevamo creduto alle tue parole, volevi conquistare il palazzo e adesso ci sei entrato dalla porta principale. Ed ancora, ovunque ma non alla Juventus siamo delusi, eravamo tutti con te, sintomo evidente di un binomio difficile da accettare a distanza di 3 anni dopo il clamoroso trasferimento di Gonzalo Higuaín in bianconero. Il fronte però non è tutto compatto, c'è anche chi giustifica la scelta di Sarri professionista, soldi e prestigio, e hanno detto appunto come si fa a rifiutare un compito simile. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano, ancora la cronaca, Walter Melchionda, attore di Un posto al sole, schiaffeggiato da una decina di extracomunitari ubriachi, racconto su Facebook, non sono razzista ma ho avuto paura, una brutta esperienza che ha messo a dura prova il mio orgoglio, scrive così su Facebook Walter Melchionda, attore della celebre fiction di Rai 3 Un posto al sole, per denunciare un'aggressione da parte di un gruppo di extracomunitari ubriachi alla stazione di Sicignano degli Alburni in provincia di Salerno. Devo partire per Napoli alle 5:30 del mattino, mi fermo davanti al bar per aspettare il pullman, ero solo e arrivano una decina di extracomunitari ubriachi, continua il racconto sui social, iniziano a guardarmi e ridere, uno si avvicina, mi tira uno schiaffo e ridendo mi insulta, quanto è bello dottore, me ne tira un altro, l'attore interpreta il ruolo del vigile Cotugno nella serie TV, non reagisce, dice, in quel momento per fortuna non ho fatto prevalere il mio istinto di reagire, ho avuto autocontrollo pensando che se avessi reagito probabilmente per me sarebbe stata la fine. E insomma, ancora una volta la violenza diventa il motore dell'azione di alcuni uomini. E ancora la violenza in primo piano, la cronaca, vandali sul treno, turisti costretti a fermarsi a Pompei. E infatti vandali in azione sul treno della Circumvesuviana, convoglio costretto a fermarsi con gravi disagi per centinaia di pendolari. Il fatto è accaduto nella mattinata di ieri intorno alle 12 su un treno partito da Napoli e diretto a Sorrento, con a bordo tanti turisti e pendolari del mare. Secondo quando si apprende, il treno diretto nelle località di mare è stato costretto a fermare la propria corsa alla stazione di Pompei Villa dei Misteri, in quanto sconosciuti hanno divelto i bordi sensibili delle porte, costringendo il capotreno ad arrestare la corsa in attesa che sul posto giungesse un altro treno per portare i pendolari fino a Sorrento. E insomma, appunto, le persone si sono trovate in netta difficoltà, soprattutto per i giochi forse di chi non ha altro di meglio da fare. E ancora vediamo nella prima pagina del Mattino, caos procure, Palamara prova a tirare in ballo Cafiero De Rao, solo falsità e un millantatore. E infatti diceva di avere la benedizione dei magistrati di primo piano nelle strategie per gestire le nomine ai vertici delle procure più importanti d'Italia, prima fra tutte quelle della capitale. Cafiero sapeva tutto della situazione di Roma e di quello che mi volevano fare, mi ha detto, e perfettamente ragione, sul ridimensionamento di Pignatone. A parlare intercettato il PM di Roma Luca Palamara, finito sotto inchiesta a Perugia per corruzione sulla base di un'informativa inviata ai colleghi umbri proprio dall'ex capo dei PM di Roma. Il riferimento è al procuratore nazionale antimafia, che interpellato smentisce categoricamente di avere mai parlato con Palamara delle questioni Pignatone e del progetto di spingere la candidatura al vertice degli uffici giudiziari di Marcello Viola, in discontinuità con la gestione dell'ex capo dei PM Capitolini al posto di quello di Francesco Lovoi. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano. De Magistris è isolato, la crisi si sposta nelle municipalità di Napoli. Attenzione infatti, perché la municipalità 5 il Vomero è in bilico, la 10, parliamo di Bagnoli, seriamente sgarrupata, e la 8 siamo a Scampia, dove Dema è all'opposizione ma ha piazzato il colpo dell'abbattimento delle vele che rischia l'implosione. Senza troppi giri di parole, il sisma che si sta abbattendo sul mondo arancione ha un suo epicentro ben preciso ed è proprio piazza Municipio a Palazzo San Giacomo, dove al secondo piano c'è l'inquilino principale, il sindaco Luigi De Magistris. Da un lato l'essere in campo per una campagna elettorale infinita, dall'altro l'impasto che non ha dato i risultati sperati, stanno scuotendo dalle fondamenta gli arancioni e appunto rompete le righe che si sente nell'aria, si annusa parlando con il comune e con chi lo frequenta. E insomma, la situazione in cui si trova appunto De Magistris e l'amministrazione risulta essere proprio devastante. E ancora vediamo gli altri fatti, si parla
questa mattina sui quotidiani online di autonomia, la rivolta dell'Università Federico II, piano egoista e cieco. Infatti il regionalismo differenziato nasce per una pulsione egoistica che rende ciechi alle conseguenze, un progetto che porta alla disarticolazione del welfare italiano, alla compromissione del modello economico e che è un irrimediabile contrasto con il quadro costituzionale, parole nette e pesanti, quelle della Federico II, la quale scende in campo nel dibattito sull'autonomia differenziata con un documento di fermo dissenso, netto nei toni, maturato nel corso di una giornata seminariale sul tema che si è svolta il 29 maggio sotto la regia del direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Sandro Staiano, e firmata da tutti i direttori di Dipartimento e i presidenti delle scuole della Federico II. Appunto. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano, vediamo quelle che sono le vicende che vengono raccontate questa mattina nei fatti e andiamo a vedere Caserta News come presenta i fatti oggi. In primo piano l'assalto dei ladri nella villa del presidente della Volalto Turco nel Milino, di una banda di malviventi, l'abitazione del noto imprenditore. Infatti apriamo subito questa notizia e andiamo a vedere che cosa è accaduto. Tentato furto in abitazione della famiglia Turco a Lusciano in provincia di Caserta, per fortuna solamente tanta paura per la moglie e la figlia dell'editore turco che in quel momento non era a casa, così come il figlio. Erano le 2:30 della notte quando i malviventi sono entrati all'interno dell'abitazione presente della Volalto 2.0 Caserta. I ladri hanno scavalcato la recinzione, ma immediatamente sono scattati sofisticati allarmi, sono partite le telefonate alla polizia e ai carabinieri e mentre il sistema si rallentava sono bastati veramente 2 minuti alla polizia per arrivare sul posto e per un soffio non sono stati presi in flagranza di reato. Una frazione di secondo dopo arrivano anche i carabinieri di Lusciano, la polizia arresta e quindi controlla il sistema di telecamere che ha registrato tutto. Si spera adesso possa aver ripreso l'intera scena e i malviventi per poterli arrestare. Una brutta notte insomma in Villa Rosalia a Lusciano, ma è finita tutta la tranquillità. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati da Caserta News. Via libera ai tutor, questa volta si parla di Marcianise, partono le multe per gli automobilisti, andiamo a vedere proprio questa notizia. Al limite, pensate un po', però a 60 km/h, e già si creano polemiche sui social. Infatti da lunedì, ossia da oggi, occhio alle multe per chi percorrerà in auto il tratto della strada provinciale 335 sul territorio di Marcianise, nel tratto compreso tra il chilometro 29 e 970 e il 31 e 860. In pratica, tra lo svincolo di Marcianise che precede la zona industriale e quello del casello autostradale Caserta Sud, saranno attivati i tutor Celeritas. I sistemi di rilevamento della velocità media hanno avuto infatti nei giorni scorsi il nulla osta di regione e provincia, così da permettere al comune ed in particolare alla Polizia Municipale di rilevare il superamento del limite di velocità attraverso il calcolo della media percorsa nel tratto interessato. Il sistema affidato in gestione dal Comune sarà attivo salvo proroghe per i prossimi 3 anni. E ancora vediamo dalle pagine di Caserta News, donna trovata morta in casa, disposta all'autopsia, un vero e proprio giallo. Stiamo parlando di una donna 36enne, lo andiamo a vedere adesso in questo articolo. La 36enne rinvenuta da un'amica, la Salma trasferita all'Istituto di Medicina Legale di Caserta, ritrovata senza vita in una baracca a Pesco Pagano, una donna originaria del Napoletano, ed è stata trovata sabato nei pressi della sua abitazione fatiscente a Mondragone, lungo Viale della Felicità, in una delle tante case abbandonate ed occupate abusivamente da molti disagiati. Insomma, un nome di una strada che non rappresenta la realtà delle persone che vi abitano. E per quanto riguarda la rassegna stampa, con questa ultima notizia terminiamo anche per oggi l'informazione che viene raccontata ogni mattina puntualmente e offerta come sempre da Tecnocampus. A voi tutti un grazie per aver scelto Teleprima, per essere stati con noi. Vi do appuntamento come sempre a domani mattina, stesso posto, stessa ora, ovviamente sempre con me Giovanna Giaquinto. A voi tutti l'augurio di una meravigliosa giornata. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.